Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, sono Igor Sardi, vi invito a dare un occhio al mio sito www.igorsardi.com perché in questo preciso momento ci sono tanti sconti sui miei libri, sui miei corsi, sulle mie raccolte e trascrizioni, quindi dateci un occhio e troverete anche tutte, insomma, centinaia di video didattici gratuiti. Allora, oggi vado ad accontentare un'altra richiesta, fortunatamente. Stanno arrivando, stanno piovendo, come piove realmente oggi qui da me, tantissime richieste, questo mi fa enormemente piacere. Una di queste viene da una ragazza che si chiama, non me ne voglia, ma non so come si pronuncia, Camille, Camilla, Camille, dall'estero, che mi chiede come mai nelle mie lezioni, ha visto tutti i miei video, insomma, non ho mai affrontato il discorso plettro e il discorso slab. Allora, sul primo mi chiedeva se era una questione di perché magari sono contrario all'uso del plettro, come poter avvicinarsi un po' a questa tecnica, quindi quali possono essere i consigli e i primi esercizi da fare. Allora, rispondo subito. Alla prima, io lo suono il plettro, l'ho studiato, non lo suono tantissimo, ma comunque faccio volentierissimo questa lezione. Sulla seconda, riguardo allo slap, non ho mai visto lezioni didattiche, semplicemente che a me piace anche essere onesto e sincero, e sinceramente non mi sento all'altezza di insegnare, di trasmettere qualcosa riguardo, perché non è la mia tecnica, diciamo, preferita. Riassumendo, non mi sento in grado, ecco, di insegnare qualcosa agli altri, anzi, dovrei prendere qualche lezione io. Per quanto riguarda il plettro, io non lo uso tantissimo, poiché in questo periodo, nei gruppi in cui suono, nelle situazioni in cui suono adesso, non è richiesto, però assolutamente io non sono contrario all'uso del plettro, anzi, io sono dell'idea che ognuno deve suonare come vuole, come più gli piace, se gli piace il normale pizzicato bene, se gli piace suonare col pollice bene, se gli piace lo slap bene, se gli piace il plettro bene. Sono favorevole a che ognuno suoni come cavolo vuole, in pace con se stesso, senza alcun problema. Quindi io l'ho studiato, tant'è che all'inizio proprio diciamo, dei miei studi, quando ero un ragazzetto, per me esistevano solo Queen, ero proprio un fanatico, e John Deacon, specie negli anni 80, se guardate il Live a Wembley, vedete nel 70% diciamo, dei brani suonava col plettro, io ero un fan di John Deacon, clamoroso, e notai subito questa cosa, anch'io pensavo che il basso si suonasse esclusivamente con le dita e invece fui subito smentito da questo mito che è John. Allora, tant'è che comprai, poi qualche anno dopo, trovai un negozio che aveva ancora i suoi plettri, ovvero quelli che usava lui, se ve li faccio vedere bene. Sono della Martin, che non si trovano più da nessuna parte nel mondo. Io ebbi la fortuna di trovare un negozio che sono fuori produzione da inizio anni 90, credo. Un negozio che diversi anni fa aveva ancora una scorta in magazzino, li vendeva su eBay e feci una bella scorta anch'io. Per fortuna, perché pur essendo degli ottimi plettri, veramente sono bestiali, duri come piacciono a me, col grip per la presa, non perché li usava lui, ma obiettivamente sono ottimi plettri, non so perché l'hanno tolti poi dalla produzione la Martin. L'unica cosa è che essendo di plastica si rompono facilmente, specie se avete una plettrata abbastanza notevole, ecco. Quindi per fortuna ne ho ancora diversi. E prima lo usavo molto di più, tant'è che ho fatto i miei studi col plettro e i consigli che posso dare
ragazze, a tutti voi, sono di partire come sempre dal semplice e per prima cosa notare la differenza di sound che si ottiene col pizzicato. Già a seconda di dove mi sposto cambia il suono. E le stesse cose col plettro, quindi cosa posso ottenere con questo piccolo strumentino, diciamo così. Allora, ovviamente poi in alcuni contesti è più indicato, in altri meno, però quello poi dovete essere voi a valutare se aggiungerlo al vostro bagaglio, diciamo, tecnico, oppure se non vi piace. Ne volete fare a me. Comunque, gli esercizi che ho fatto io quando iniziai a studiare questa tecnica non erano altro che innanzitutto capire dove plettrare, perché se guardate i grandi bassisti che utilizzano plettro regolarmente, c'è chi lo suona molto vicino al ponte. Se non ricordo male, proprio anche John Deacon stesso era uno di questi. C'è chi lo suona molto più vicino al manico, quindi dovete trovare innanzitutto la parte dove il suono vi piace di più, quindi è un suono più nasale, un suono più gonfio, spostandovi verso il manico, e anche dove siete più comodi, perché dovete comunque tenere rilassatissimo il polso e l'avambraccio e tutta la postura, quindi come sempre dovete trovare posizione più comoda. I primi esercizi che vi consiglio, poi tornerò con qualche altra lezione su questo argomento, che è una bella idea. Magari vedremo anche dei brani che sono stati suonati col plettro. Mi viene in mente un brano dove all'inizio io andavo nel panico, che è Parallel Universe dei Red Hot, un altro gruppo che mi ha sconvolto l'esistenza. Lì suona dall'inizio alla fine, sedicesimi. E vi assicuro che dopo un po' non è semplice tenere sempre questo andamento. Comunque vedremo, ci sono tantissimi brani, tantissimi bassisti, plettroni, chiamiamoli così. Allora, esercizi. Innanzitutto, distinguere mi sento un po' chitarrista oggi. Distinguere la plettrata in giù con quella in su, quindi vi consiglio di prendere una nota sola, sì, iniziare col metronomo, ovviamente, con ottavi, quarti, terzine, eccetera, eccetera, solo in giù, poi solo in su. Può iniziare ad alternare, quindi fare tanta pratica, tanta tanta pratica, semplicemente così. Poi iniziare con le scale, ad esempio scala di Si, per nota, terzine, inserire le ghost che possiamo fare stoppando la corda nel momento in cui vogliamo appunto fare la ghost. Oppure, cosa ancora più difficile, le scale cromatiche, per esempio. Quindi classici 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4. I classici esercizi di un dito per tasto con il plettro, quindi anche qui cambiando ritmica. Poi
tantissimo a cambi di corda, perché ad esempio quando fate cose veloci, torno un attimo al brano di Flea, oggi mi è venuto in mente questo, Parallel Universe. Farlo tutto su una corda, ma quando poi invece a queste velocità dovete cambiare corda, non è semplice, quindi bisogna allenarsi molto. Potete fare anche questo tipo di esercizio, poi li scrivo, eh. L'importante è partire lentamente, poi tutti gli esercizi che si fanno normalmente con il pizzicato si possono fare con il plettro, quindi triadi. Arpeggi di settima, quindi per esempio. Oppure anche scale su scale su scale. Per esempio Sol su più ottave. Iniziare a suonare i brani, che è sempre poi la cosa migliore, stando attenti alla ritmica, quindi che tutte le note siano al loro posto, senza inciampare all'inizio, per chi si avvicina ad esempio a questa tecnica, per me anche solo fare il riff di Under Pressure di Queen era all'inizio una tragedia. Che questi sono ottimi, ottimi esercizi, cioè due note, però quindi per ora mi fermo qui, perché comunque le cose da poter fare, gli esercizi da poter fare sono infiniti, quindi mi dilungherei ulteriormente per niente. E vi scrivo quello che vi ho fatto vedere in questa lezione, e poi magari potete anche, ma lo vedremo magari in seguito insieme, creare qualche linea di basso e suonarla col plettro, e magari suonarla anche con il finger normale e sentire la differenza, anche per capire poi in prospettiva lavorativa o comunque di suonare nelle band, capire in un determinato brano se ci sta meglio a vostro gusto, ovviamente, il plettro o no. Il consiglio principale è sempre quello di avere più possibilità possibili, brutto detto così, scusate, cancello e riparto, avere più tecniche, quindi più studi possibile, perché se vi chiama un gruppo dove magari punk, per esempio, che vi fa lavorare, però vogliono il plettro, è bene che voi l'abbiate studiato. Se invece vi fate trovare, come se mi chiamano a me un gruppo, fare Marcus Miller impreparato, potete perdere nelle occasioni lavorative. Poi è sempre bene esplorare, provare tutto, poi quello che non ci piace, come quando io provai il tapping, sono cose che proprio non sento mie, potete farne a meno tranquillamente, nessuno li ha col fucile puntato. Quindi io, Camilla, spero di averti accontentato, ci sarà un seguito a questa lezione. Per tutti vi
Vi ricordo che se mi lasciate un commento con scritto un messaggio privato, con scritto le lezioni che vorreste che io facessi, tutorial, cover, approfondimenti su armonia, su solfeggio, sulla ritmica, sul sound, su tutto, sul fretless, a me fa molto piacere, me le scrivo tutte e poi piano piano accontento tutti voi. Non mi date fastidio, anzi, ringrazio chi l'ha fatto finora e ringrazio chi lo farà perché sono sempre nuovi stimoli e nuove idee per, appunto, per nuove lezioni. Vi saluto, buona serata a tutti e ci vediamo al prossimo video.